partita bella, bella. È appena terminata la partita numero 3 fra la Polisportiva Carbat di Piedimonte Matese, che gioca qui al Pallacanestrino, e il Consorzio di Napoli. La squadra di Mario Scappaticcio si è appena qualificata per la Serie B2 che disputerà l'anno prossimo. Andiamo a sentire i protagonisti. Sara Vermiglio. Allora, con Sara Vermiglio, dici qualcosa di questa partita che vi ha portato in Serie B. È stata una partita bellissima, carica di emozioni. Venivamo da una sconfitta, ma siamo state brave perché abbiamo cancellato tutte le gare. Come diceva Tony, il nostro allenatore, abbiamo disimparato e ci siamo conquistate questa vittoria. È stata bella, bella, bella. Senti, tu non sei tanto alta, come fai a schiacciare dalla seconda linea? Mica ti posso dire come faccio, che poi gli altri mi copiano. Dai, è stato il duro lavoro. Molto contenta. Vabbè, sono molto contenta. Da dove vieni tu? Isola dell'Iri. Come? Isola dell'Iri. Ah, ok. Vabbè, complimenti, l'anno prossimo rimani qua, no? Probabilmente, se loro vogliono sì, Grande soddisfazione, dici solo due parole. Vabbè, quest'anno c'ha un valore doppio, soprattutto è dedicato a Tony, la situazione che ci prende veramente dall'interno. È un discorso che è partito insieme, questo risultato, e soprattutto lo dedichiamo a lui. La Polisportiva fa le cose in grande comunque. Cerchiamo di farle bene, l'obiettivo nostro è farle bene, il passaggio successivo è creare le strutture per questi ragazzi e andare avanti e costruire qualcosa sul piedimonte. Un'emozione grandissima, Mario, però in campo c'è stata solo una squadra, sinceramente. Sì, era complicato affrontare questa gara perché venivamo da una gara giocata a Napoli dove sul 2-1, 17-11 per noi, siamo andati in difficoltà, abbiamo perso il set, poi il tie break era stata una storia a sé, merito all'avversario che ci ha creduto, però qua noi palla su palla sapevamo molto bene che dovevamo stare tranquilli e giocarcela il tutto per tutto. L'anno prossimo? Beh, l'anno prossimo si farà la Serie B2, o no? Come no? È vero? Bene, siamo contenti. È una gratificazione di tutte le ragazze che hanno partecipato a questo progetto, che non sono solamente le 12 in campo, è tutta la filiera che c'è dietro, che parte dall'under 12, l'under 13, l'under 16, l'under 14, l'under 18. Non dimentichiamo che siamo campioni territoriali under 18, e quindi questa cosa parte da lontano, è una programmazione che ci ha permesso di portare la nostra terra dove non è mai stata, in Serie B2. Ok, di questi tifosi un'ultima cosa. Beh, sappiamo bene che la nostra terra, quando viene emozionata così dal gioco in campo, dà sempre tutto, e lo vediamo in tutti gli sport, dal basket al calcio, non per ultimo la pallavolo. Noi abbiamo sete e fame di cose belle, e queste cose belle sono arrivate, l'abbiamo dimostrato, e arriveranno ancora di più, basta crederci.